A lei, prefetto, in qualità di garante delle autonomie locali, l'appello del Consiglio Comunale, lei pensa positivo e soprattutto ha detto il Comune non sarà solo. Ma sicuramente è un dovere quello del prefetto, insieme a tutti gli altri uffici periferici dello Stato, di operare assicurando ogni collaborazione leale agli enti territoriali, tutti i comuni, ovviamente innanzitutto al comune capoluogo per le maggiori responsabilità, maggiori oneri che gravano sulla città di Napoli. Lei ha detto lo Stato è vicino alla gente, lo Stato è vicino alle istituzioni, ha elogiato il lavoro del Consiglio Comunale e ha anche tracciato quelle che sono le linee guida del suo operato. Ma più che linee guida, linee di lavoro alle quali rifarmi, confermando un impegno quanto più possibile diretto a garantire coesione tra le istituzioni, questo come premessa per qualsiasi risultato ulteriore che giorno dopo giorno occorrerà garantire. Non soltanto ha parlato di sicurezza a Napoli, ma anche del testo unico per gli enti locali. Sì, perché noi siamo in un momento di modifica legislativa. Allora, ci sono due modi per fare le riforme. Innanzitutto un modo che è costituzionalmente corretto, che valorizza le competenze degli enti locali e non le schiaccia. E c'è anche un modo per fare il federalismo, così come vuole l'articolo 119 della Costituzione, nel senso, senza dubbio, di responsabilità. Ognuno è responsabile per le spese che fa, però anche di solidarietà, cioè chi ha di meno deve essere aiutato dalle zone più ricche.